Grazie. E allora, la sua voce ci ha fatto emozionare, la sua voce ci ha unito, ci ha fatto saltare davanti allo schermo della TV. Una voce inconfondibile che per decenni è entrata nelle case degli italiani. Fa parte a tutti gli effetti dell'Olimpo dei telecronisti sportivi. Dal 69 al 2002, più di 2000 dirette, signore e signori, Bruno Pizzul. Microfono. Allora, un ritorno a Baone, signor Pizzul. Sì, ci sono stato già, è la terza volta che vengo qua, mi sono trovato sempre molto bene. Tu sei bravissima, la gente è cordiale, i posti sono belli, il tempo ci assiste, i bisi sono sempre i bisi. Signor Rivera, sì, prego, adesso ci sentono. Okay. Volevo dire che c'è subito qua la disparità di trattamento. Io col microfono, col filo, come nel 1800, lui invece elettronico. Sono molto più moderno. Allora, signor Rivera, lei deve sapere che ha una grande responsabilità. Mio padre è milanista perché Gianni Rivera giocava nel Milan. Scusate, rialzate la mano, quanti di voi sono milanisti? Perché Gianni Rivera gioca tutti, ok? Allora, giochiamo in casa. Direi di sì, giochiamo in casa. Hanno detto che è una razza in via di estinzione quella dei tifosi del Milan. Il calcio in televisione, sì, capisci chi vince, chi perde, vedi magari la bella giocata. Capisci il labiale, che sembra che sia diventata la cosa più importante di tutti. Il labiale non si capisce più perché parlano sì, così. Sì, parlano tutti così. Ma è bello. Parlando così non poi, si capisce cosa sì. Dicono. Anche prima però e forse che... è anche meglio non capire. Molto meglio non capire. Forse sì. Parte il fatto che, sai, ormai nelle squadre di calcio ci sono talmente tanti linguaggi che dire che capisci il labiale di un bielorusso o di un cosa racconti delle grandi storie. Allora, Gianni Rivera, pallone d'oro nel 69, primo italiano ad aver ricevuto questo riconoscimento, capitano del Milan per 12 stagioni. Mi sono documentata, lei... Cos'è l'applauso a Rivera o al Milan? Tutte e due. Stessa cosa! 501 partite disputate. C'è davvero dietro un lavoro importante. Lì abbiamo raccontato la vita mia da quando sono nato fino ad oggi. Come ho detto, mia moglie che ha queste grandi qualità è riuscita a fare un libro del genere. Quindi abbiamo deciso di raccontare anche la mia vita secondo il mio punto di vista, che è quello definitivo per quanto mi riguarda, perché ci sono stati tanti che hanno provato a raccontarmi, a dire le cose ebbene ho pensato di chiarire la situazione. Togliere la mia versione, la versione ufficiale è quella lì e quindi abbiamo deciso di fare questa... racconta chiaramente la sua vita, ma la sua vita è fatta di incontri con personaggi straordinari. Lì occasionalmente c'è la pagina con Lidl, ma poi la pagina con Rocco, con i suoi compagni di squadra, no? Quindi Gianni Rivera racconta se stesso, ma racconta anche i tantissimi personaggi che ha conosciuto. E poi è un libro utile, scusa, anche perché ti aiuta a restare in forma, perché essendo piuttosto ponderoso, 500 pagine, 4 kg di libro. Un impegno fisico. Pesa solo 4 kg, quindi bisogna... Signor Rivera, oltre al calcio... che abbiamo deciso di fare gli editori in casa e quindi chi è che lo vuole acquistare è meglio che lo faccia tramite il nostro sito www.giannirivera.it, così fa un bonito. Ma su Rocco poi ci possono... su Rocco si può fare una... Si possono raccontare... Immagino tanti di quegli aneddoti, allora perché signori... Lui credo di Gerra il rapporto umano, sì. Più ancora che l'affatto tecnico, perché abbiamo un filmato in cui Rocco dice fate questo movimento per 20 secondi, poi a un certo punto dice... Non so a cosa che servi, ma va bene così. L'ha fatto tutti in fermo anche noi. Dai. Grande personaggio. Sì, come grandi personaggi sono stati i nostri ospiti, Bruno Pizzul e Gianni Rivera. Un applauso, grazie. Grazie delle chiacchiere. Con l'8 Gottardo, con il 9 De Poli, con il 20 Zampiero, con il 18 Meseo, con il 6 Pagliarone, con il 15 Frasson e con il 19 Ferraretto. Noi siamo pronti, di là non rispondo. Sì.
Dica te. Ora che finisce. Qua sono in Lizza, Vicentin, Cesaro. Agusare Stoppa, Passinato, Venturini, Palaman, Parolo, Vita, Guerra, Bevilacqua. Qua siamo più o meno a metà gara, vedo che anche qui il ritmo è più che accettabile. Naturalmente anno dopo anno diventa sempre più nutrita la partecipazione e soprattutto la rivalità. Però mi pare che Parolo ha una buona salta. Secondo me se pesiamo quelli che sono a terra vincono quelli. Sicuro come loro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Fermi tutti! Sulle mani, eh!